Do il benvenuto a tutti per questo nostro incontro solito annuale e introduco quella che sarà la chiacchierata di questa prima oretta, quasi neanche, insomma, dedicata alle consociate estere. E diciamo, ringrazio prima di tutto tutti coloro che hanno contribuito a fornire testimonianze per strutturare i filmati che faremo vedere. In particolare anche coloro che sono, vengono dall'estero, Paul Sorensen, che è qui, che poi vi darà un saluto personalmente, Orazio Carbone, anche dall'Australia ci sono delle presenze. Qualcuno purtroppo dei partecipanti non ha potuto intervenire, come Morino, per problemi purtroppo di salute della moglie. Ecco, comunque diciamo la giornata, la chiacchierata è organizzata così. Cederò fra poco la parola a Guido Vannucchi, che farà un'introduzione storica, strategica della situazione delle consociate, e poi faremo vedere dei filmatini che sono stati costruiti sulla testimonianza delle diverse persone. Ci sarà il primo filmato su Teletanoge, poi ripeterò i titoli man mano che li presenteremo. Poi ci sarà un filmato diciamo con le memorie di Sinigaglia sul Brasile, diciamo intercalato da testimonianze fotografiche che ci ha fornito Orazio Carbone, una testimonianza diciamo raccontata di molto breve di Turazza. E poi si aggiungerà Morino con altri ricordi sul Brasile, per finire con l'Argentina e con qualche testimonianza fotografica che ci ha fornito Ronaldo Colombo, e concluderemo con un filmato di Morino. Se ci sono delle domande, richieste, eccetera, preferirei che rimandassimo poi durante il pranzo, eccetera, dove ci sarà anche il microfono e il nostro presidente Mario Caporale annuncerà anche altre cose, in modo tale che restiamo nei tempi per la presentazione di questa. Ci scusiamo perché per il video, diciamo la qualità originale del video magari ha qualche problemino, non perfettamente diciamo centrato, l'audio di questa sala non è meraviglioso, ma tutto sommato penso che sia godibile e intelligibile. Buon ascolto a tutti, passo la parola a Guido Vannucchi. Un brevissimo riassunto, non storico, organizzativo né strategico, ma però di tre messaggi fondamentali. Prima, le consociate hanno avuto un'importanza molto grande nello sviluppo di Teletre, sia perché, come sapete bene, ha favorito l'esportazione, e questo è il primo messaggio. Secondo, nel momento in cui si formò il grande gruppo Teletre, il consolidamento di tutte le consociate fece apparire, se mettiamo un attimo, tutto quello che era il valore di Teletre, che fino a quel momento lì, parlo d'88, in realtà era rimasto nascosto in definitiva, perché se si prendeva solo Teletre appariva più piccola di quella che era la realtà. La presa di controllo delle consociate fece apparire viceversa il consolidamento completo, fu un'operazione importantissima. Credo che abbia favorito la vendita dell'Alcatel, ma questo è un altro discorso. Io volevo soltanto dire che alcune cose che forse, il secondo pagina, quando la Teletre nell'anno di cessione all'Alcatel, noi prendiamo in considerazione il periodo prima di Alcatel, faceva 1700 miliardi, forse non molti si ricordano, vai alla seconda pagina, mi dispiace che non ci sia Morino che ci teneva, che la Teletre faceva 1070 e la Spagna era arrivata a 636 miliardi di euro.
quindi aveva superato più del 50% del fatturato della casa madre con prodotti tutti loro. Poi invece ci sono altre che invece sono commerciali come Teletra Telecomunicazione che aveva un flusso di esportazione. Però quello che più che questo vorrei far vedere soltanto un attimo il quadro è il quadro di tutte le consociate e ricordare che oggi facciamo le consociate estero qua. E se prendi il secondo, volevo ricordare che ne manca una perché Picchio è sparito un po' dalla circolazione. Cioè, vai un po' più su, ecco. Questo è il quadro che forse la gente, non tutti si ricordano, abbastanza notevole di tutte le consociate. Queste sono tutte le consociate consolidate, queste qua, poi Teletra International va bene, e poi c'è anche Grainger Teletra e attraverso Teletra USA che veniva consolidata. Questo quadro qui avvenne nell'88, eh? Questo discorso qui avvenne nell'88, ma ancora una volta dobbiamo tornare alla Spagna, che peraltro qui non ha una presentazione particolare perché è stata ampiamente presentata nel 2012. E forse non so quanti si ricordano che per comprare quello che serviva per creare il controllo di Teletra Spagna, in realtà nella valutazione, e farla diventare invece 90% Teletra, appartenente al gruppo, la Telefonica, la Fiat non tirava fuori i soldi, la Telefonica entrò al 10% nel gruppo Teletra ed ha quindi goduto della vendita ad Alcatel. Così ricordi storici perché magari possono dimenticarsi. Niente, quindi un altro punto che volevo ricordare. Così ci ricordiamo anche in definitiva Palieri, Verri, l'intuizione straordinaria che quando era utile e necessario non preoccuparsi di non avere il controllo della società, che fu tutta la fase iniziale delle partenze, in particolare con la Spagna. Recentemente però ho scoperto sempre sul nostro DVD che Zanfi in un raccontino dice che in realtà fu una proposta di Telefonica a cui si aspettava la risposta no, assolutamente. È impossibile che una società, una multinazionale, accetti di essere in minoranza. E io ricordo un episodio particolare che si riferisce a quell'epoca, che sulla cessione delle tecnologie, che Floriani mi chiese, ma se noi cediamo le tecnologie c'è preoccupazioni? Io ricordo che dissi no, perché evolvono con una tale rapidità che il momento che quelli l'hanno messa, eccetera, noi siamo già più avanti, quindi cediamola pure. E in effetti fu un'arma formidabile, in particolare ancora con la Spagna, ma direi con tante altre, anche l'Argentina, anche se l'Argentina è stata meno industriale per quello che ha giocato. Ultima faccenda, che vedrete attraverso i filmati, la cosa straordinaria che le consociate hanno creato è questa amicizia bellissima e collaborazione che c'è stata fra le consociate e la casa madre. Ecco qua, tutto qua. Hei, Tor. Hei, Pål. Hei, stortid med deg. Bare bra, takk. Ja, du sitter her og tenker. Du ser litt tankefull ut. Ja, jeg sitter her og tenker på Teletra-tiden. Jeg ser disse bildene som jeg har fra den tiden, Pål. Ja. Yes, you were thinking of Teletra and nice pictures. Maybe we should switch to Italian or English, so that all our Teletra friends will understand what we're talking about. That's a good idea. Italian will not work, but on the other hand, our production people, they knew a lot of Italian. Yes, you know? Yes, they did. Yeah. They were saying things like componenti, caricatore, because they had to know this list of material. Yeah, sure. Elenco di materiale. Of course. Yes. Yes, that's what they said. So walking in the production hall at the time was like being in Italy. The time with the Teletra was really
unforgettable years, I'd say. And we are both able to evaluate that properly, Tor, because we did serve as top managers for 20 years or so each after this period. Yes, and we especially appreciated the expert competence and also the good friendship with our friends in Italy that enabled us to make a good success in business in Norway. And I do remember all the nice lunches we had in Italy when we were at the factory with customers and with our colleagues. Remember, Tor, we had always good lunches and with wine. With wine. And wine is costly in Norway, so our Norwegian customers, they usually appreciated that a lot, and they became somewhat sleepy also after the lunches. Mm-hmm. So we agreed to not present all the important issues shortly after lunch. We had to wait with that because of the sleepy people. I remember that, and by the way, the Italian wine became a trademark of Telettra Norway. Yeah, yes, it did. Because at the telecom exhibitions we had in Norway, we always served Italian wine and Parmesan cheese. Mm. But we had to do it in the back room because we were not allowed to do that openly. And but our customers, of course, they knew that in the back room of the Telettra booth, you could find good wine and good Parmesan cheese and a very good discussion. Yeah. And I think they appreciated that. Tor, if you look at the other picture here, yes, there it is. You see a picture, black and white, of the opening of our factory. The new factory and large factory in Halden. Mm-hmm. And we see there that we have the support there from the top management of Telettra. You have Piluigi there, Guido, Raffaele, and there is Otto and myself. We always got fantastic support from the top management in Telettra. Yes. We always got the support when we needed it. Absolutely. And that was extremely good help for us. When it comes to the other guy here that not everybody would know, but we knew him very well, that is Otto. Mm. Otto was one of the founders of Telettra Norge. Mm-hmm. And he became the center point of all social arrangements, in addition to being very well respected in the telecom society. Mm. He was able to enjoy all the people around and himself very often on different occasions. And we have a good picture of him. Yes. Here with Otto with the hat. And what kind of hat is that? It's a small basket. you can see on the top of the basket. Can you see it there? Oh yeah, I see it. Yeah, a glass of cognac. No, on brandy. Italian brandy. Italian brandy, yes. Of course, okay. Of course, yeah. I remember that if the discussion at the board meetings were a little bit dull, he always used the key trick. I can show you. So he kept his keys, the keys, in his hand, and if he fall asleep, he dropped the keys, and he woke up again. Yeah. And he smiled and everything was fine. He picked up the keys and we went on with the board meeting. In 1992, Telettra in Norway was taken over by Telettra Alcatel in Norway. But fortunately, Telettra business in Norway went very well at the time, and we were much stronger than the Alcatel transmission business. So the Alcatel guys decided to merge Alcatel teletransmission business into Telettra business. Yeah. So, and they call it Alcatel Telettra. Yeah, right. Yes. Right. And by that, the Telettra name stayed visible for many years to come. That was very nice, and I remember very well that the Alcatel
telecom part was not a very strong unit, so they needed Teletra. Yes. And here, next here, Tor, is a picture of you. Hmm. The young, nice man, some time ago. 25 years, maybe. Yeah. That was the managing director when the business was handed over to Alcatel. Yeah. But you and I, Tor, we served as managing directors during 12 years. Yes. And I suggest we use this opportunity now to thank the top management of Teletra for all these fantastic years with very good cooperation. Mm. The support from you really facilitated a good growth and good results for Teletra Norge. We are so glad for all the support we got from the top management and all the good employees and colleagues in Teletra. And last but not least, for the unusually good friendship that we had with you. Thank you very much. Yeah, that friendship was really extraordinary, Paul, I would say. Yes, so, absolutely. Molte grazie a tutti. Tusen takk til alle. Tusen takk skal du ha. Takk skal du ha, Paul, for samarbeid. Takk, Tor. Tra le tante funzioni del Brasile, ne ricordo due particolarmente singolari. Campi, il responsabile delle linee, e Fontanini per mettere in piedi l'attrezzeria, alla sera dopo l'orario venivano ogni tanto a fare due chiacchiere e a raccontarmi i fatti salienti della giornata. Una sera Fontanini, che era il più chiacchierone, era particolarmente euforico. Ingegnere, oggi abbiamo assunto due disegnatori meccanici così bravi che nemmeno le mercate li trovano così. Il primo era Carbone, fuggito dall'Argentina per non finire sugli aerei che scaricavano i rivoluzionari nell'oceano. Fece una rapida carriera in Teletra do Brasil. Poi ne perdemmo le tracce per ritrovarlo parecchi anni dopo il 1990, in Alcatel do Brasil. Rimasto teletrino fino all'ultimo pelo della sua imponente barba, ci aiutò moltissimo nel mantenere vive le importazioni dall'Italia verso il Brasile, in particolare per i ponti radio. Terminò la sua carriera come numero due di tutta l'Alcatel America. Vennero a prenderlo qualche giorno dopo dal manicomio da dove era scappato. Probabilmente nel colloquio di assunzioni, che si svolgeva come al solito in stretto carioca da una parte e dialetto lombardo dall'altra, a Fontanini era sfuggita qualche battuta, ma sostenne sempre che poteva essere un po' matto, ma la meccanica lo conosceva bene. Se ela soubesse che quando ela passa, o mundo sorrindo si enche di graça e fica mais lindo por causa do amor. Un ricordo anche delle ragazze della Teletra do Brasil e dell'episodio con gli auditor Fiat. Le ragazze brasiliane in genere non hanno un comportamento irreprensibile e non lo avevano nemmeno le nostre, che non necessariamente sceglievamo tra ex alunne delle scuole di suore. Ricordo anche che diversi teletrini, al termine della loro missione, venivano a riferirmi piuttosto scandalizzati
che il autobus che il Basque faceva il servizio per i dipendenti faceva la sua prima fermata davanti a un motel dei paraggi dove le coppiette scendevano per sbrigare i loro affari. Era per me facile spiegare che avevo altri problemi che non pensare alla morale dei dipendenti. Pavo con la facile battuta che delle cinture di castità era proibita l'importazione, mentre la produzione locale era piuttosto orientata verso i tanga, in particolare nella versione più spinta denominata fio dentale, altrimenti detto filo dentale. Per consolarli un po' raccontavo loro l'episodio degli auditor fia, che erano arrivati particolarmente caricati dalle voci che circolavano che la telettra era stata strapagata. E la Teletro do Brasil certamente non faceva eccezione dopo l'accorato appello rivolto dall'ingegner Floriani al dottor Umberto Agnelli. Diventarono presto invisi a tutti e la cosa arrivò sino alle ragazze delle linee che in qualche modo si misero d'accordo per non cedere alle loro proposte. I Mairini sostenevano che c'era anche lo zampino di Campi che aveva fatto circolare la voce che se qualcuno cedeva alle loro proposte avrebbe fatto i conti con lui. Sta di fatto che Radio Scarpa la mattina riportava fedelmente gli infruttuosi tentativi degli auditors finché non cessarono del tutto. Almeno in quella circostanza l'onore della ragazza della Teletro Brasil fu salvo. A benção che vou partir, eu vou ter que dizer adeus. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vê. Faceva le visite pastorali delle due consociate, ma
Si fermava, dovrei essere catalano, ma si fermava una giornata a Buenos Aires e una settimana a Rio. L'inaugurazione è stata una cosa bellissima, perché c'era un sacco di gente, l'avevo già detto. Ho l'impressione che ci fossero più direttori di banca che non direttori di società telefoniche, perché evidentemente l'impegno era stato forte, no? Comunque è riuscitissimo, no? E alla sera, quando siamo rientrati, non dico che fossimo brilli, però subito, no? Perché il ricevimento era stato veramente signorile. Dicevo che il problema della cucina, no? La cucina della mensa, era varia come cibo, no? E a un certo punto c'era stata una contestazione tipica, no? Perché mancava la classica fagiolada che tutti i giorni sulla mensa brasiliana non mancava, no? La direzione si è affrettata a ripristinare l'uso della fagiolada, che per la verità era molto buona. Deixa comigo esse mulato mal criado e vê como se acaba com a valentia. Não é preciso ele dar pancada. Ai, deixa comigo, teus inimigos comigo, tua casa comigo, os teus filhos comigo. L'espressione tipica brasiliana è deixa comigo. Deixa comigo, altrimenti detto lasciami, è il perfetto equivalente del che pensi di lombardo. Solo che detto in Brasile va un po' decodificato, perché in genere vuol dire che la persona che lo pronuncia non ha la più pallida idea di come risolvere il problema di cui si sta parlando. Un giorno stavo in fabbrica, stavo poco bene, senza capire cosa avessi realmente e senza nemmeno potermene andare a casa per un certo impegno che avevo, che non mi ricordo che cosa fosse. Chiamai il dottore della fabbrica, il dottor Luis, un giovane dottore brasiliano, simpatico, allegro e abbastanza vispo. Non era certo un luminare, sicuramente non lo sarà diventato dopo, ma ebbe il pregio di curare e bene tanti dipendenti della Telettra del Brasile, che sicuramente avevano conosciuto in lui il primo dottore della loro vita. Gli chiesi se poteva fare qualche cosa per rimettermi in sesto. Fu allora che si aperse in un gran sorriso e pronunciò il fatidico "Deixa comigo". Tornò poco dopo con una grossa siringa e mi fece una puntura. In tanti anni di Brasile fu una delle poche volte che il "Deixa comigo" funzionò. Dopo pochi minuti stavo benissimo e saltavo come un grillo. Non ho mai chiesto al dottor Luis che puntura mi avesse fatto, ma sono rimasto sempre convinto che, pur senza saperlo, sia stata l'unica volta che mi sono drogato in vita mia. Sambando na lama de sapato. Esse novo empreendimento do micropolo, que vai ser o macropolo, está em suas mãos. Vamos tornar essa Uberlândia mais bela. Chura.
Parole sul socio brasiliano. Ricordo che andammo con Paglieri e Fubini in visita alla mega fazenda dei Sia. In un volo un po' accidentato, in quanto era a bordo di un scalcinatissimo bimotore dal nome Seneca, poco benaugurante visto la fine che fece l'omonimo filosofo romano. Il dottor Paglieri nascondeva con la sua abituale verve la preoccupazione sia per il volo sia per tutto il resto, mentre l'ingegner Fubini, più pallido del solito, non faceva proprio nessuno sforzo per celare. Proprio l'Alessandrino, una specie di Floriani brasiliano rimasto sempre contadino, considerava la compagnia di telefonica di famiglia, nonostante gli ottimi risultati, come un giochino del figlio Luis e vedeva con un certo scetticismo l'operazione con Telettra. Sia si rivelarono degli ottimi negoziatori, al di là del fatto che l'incombente nazionalizzazione li favorisse. Il brasilianissimo avvocato Patti, legale della Fiat, che ci assisteva nella trattativa, lo definiva un vero e proprio esproprio. Non solo, ma per descrivere la trattativa aggiungeva che solo lo stavamo prendendo in quel posto, ma dovevamo anche chiedere scusa perché voltevamo la schiena. Nemmeno l'illusione che potesse ripetersi in qualche modo la brillante operazione spagnola. Anche se sulla carta i Garcia potevano sembrare più completi di Telefonica, che non aveva mai allevato delle vacche. Dopo l'inizio promettente, nemmeno i Garcia furono molto fortunati. La riapertura delle frontiere tarpò presto le ali alle loro ambizioni nel mondo industriale delle telecomunicazioni. Ma conoscendo i Garcia ed anche Alcatel, non mi sorprenderebbe venire a sapere che ebbero la meglio anche nella cessione dei resti di ABC Telecomunicazioni. Sapato branco glorioso, um grande artista tem que dar o tom, quase rodando, caindo de boca, a voz é rouca, mas o mote é bom, sambando na lama e causando frisson. Mas olha só, um samba de cócoras em terra de sapato. Início de 1973. Paglieri va a Brasilia a incontrare il presidente di Telebras, il generale Lencastre. Io lo accompagno. Paglieri illustra ad Lencastre i programmi di Telettra, o meglio, di Telettra do Brasil, che intende costruire in Brasile multiplex analogici e digitali, e per questo ha già iniziato a montare in una sede provvisoria, una ex scuola o collegio, a Jacarepaguá, sobborgo di Rio de Janeiro, delle linee di montaggio che poi saranno, dopo poco, trasferite in quella che sarà una nuova fabbrica tout court, nuova, sempre a Jacarepaguá. All'incastro, silenzioso, ascolta e dice: ringrazio la Telettra, ma noi abbiamo già i nostri fornitori e sinceramente non credo che ci possa essere spazio per la Telettra qui in Brasile. Paglieri ribatte: generale, il Brasile ha bisogno di apparecchiature brasiliane costruite in Brasile, non solo importate. Noi facciamo sul serio e vogliamo ad ogni costo avere qui in Brasile, a Rio de Janeiro, una fabbrica che possa produrre multiplex telefonici, analogici e digitali per il Brasile. Se tra un anno io venissi qui a Brasilia presentandole un multiplex totalmente brasiliano, lei ci aprirebbe le porte a Telebras? L'incastro resta un attimo perplesso, poi dice: tra un anno? Beh, insomma, tra un anno vedremo.
lo vedremo senza promesse, ma senza pregiudizi, a meno di un anno da quel giorno, Teletra do Brasile era già fornitrice ufficiale di Telebras. La scommessa era stata vinta. Anni 70, anzi all'inizio del 70, la Teletra decide di aprire una sua propria filiale, all'inizio soltanto commerciale, guidata da Virgilio Minzi. Erano anni difficili anche per gli aspetti politici del paese, che si sarebbe avviato da lì a pochi anni verso una sanguinosa quasi guerra civile e poi la dittatura del generale Videla. Al governo si alternavano i generali dell'esercito, con un golpe dietro l'altro, i peronisti li incalzavano. Per noi poche offerte, pochi ordini, in attesa di tempi migliori che arrivarono sì, ma furono brevi. In uno dei momenti di massima stagnazione mi trovavo a Buenos Aires. Andai con Minzi in un ufficio per inviare un telex a Teletra Italia. Eravamo ancora nella preistoria delle telecomunicazioni e le comunicazioni erano difficili. A un certo momento tra gli impiegati il pubblico serpeggia una qualche agitazione. Una radio fu accesa, venivano trasmesse le notizie di un golpe. Un generale aveva assunto il potere destituendo un altro generale che a sua volta aveva destituito qualche mese prima un altro generale. Poco dopo che entrai in albergo, era vicino alla Casa Rosada e per raggiungerlo attraversammo la piazza antistante, la sede del governo, la Plaza de Mayo. Tutto tranquillo. Nessuno in strada, nemmeno un militare. Due o tre giorni dopo arrivarono i giornali italiani. Come al solito mi affrettai a comprare il Corriere. In quello di uno o due giorni prima la notizia del golpe, con una foto in prima pagina con la Plaza de Mayo piena di carri armati. Io che ho attraversato quella piazza non avevo visto niente. Solo nel continente australe, l'emisfero australe, possono avvenire cose del genere in cui i carri armati spariscono agli occhi di un, in quel momento, turista straniero. Expected it to.
distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in, though it seemed to the world they were all I desired. They are illusions, they're not the solutions they brought. Tierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. En la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros. So caipira, pira, para nossa Senhora de Aparecida. Agli inizi del 1970 la Telettra do Brasil era ancora in incubazione. La compagnia idroelettrica CESF, quella che per prima ci diede un grande ordine in Brasile per una grande rete di onde convogliate, ci aveva dato un nuovo ordine di ponti radio. Un giorno il collegamento che arrivava proprio al centro operativo della CESF ed era ancora in fase di installazione non funzionò e si perse il segnale. L'ingegner Eboli, che era il direttore operativo della CESF per quanto riguarda le telecomunicazioni e che era stato per diversi mesi in Italia da noi in addestramento, ordinò subito al buon nostro Marozzi, che si trovava lì, di andare a sistemare quello che sembrava essere la causa del problema, cioè lo specchio che in cima a una collina rifletteva verso la città. Tirava vento. Il sentiero che arrivava fino in cima dove c'era lo specchio. Marozzi fu ordinato di andare e Marozzi andò. Marozzi riapparve e Deboli, come lo vide, si sbottò in escandescenze. È un bugiardo, non è vero che è stato su, ancora tutti gli stivali puliti. Diede da matto veramente e cercò di telefonarmi, io stavo a Rio de Janeiro, mi raggiunse e disse che ordinava che Marozzi, che lo aveva preso in giro, venisse immediatamente rimpatriato. Proprio nel corso di quella telefonata il collegamento ripresa a funzionare. Non sapremo mai che cosa sia successo, se era stato lo specchio, se era stato invece qualche cosa nei terminali, se era successo qualcosa per cui il collegamento si era interrotto. Come fare a saperlo? Siamo in Brasile, un paese dove ingegneri e tecnici non possono trovare una risposta a tutte queste domande, perché è un paese dove troppe cose interferiscono su quella che è la scienza. É de sonho e de pó o destino de um só.
feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. Solo chi ha visto e io le ho viste con mia moglie e mio figlio, le bianco vestite sacerdotesse del Candomblé, sparse le fiori sull'acqua. Solo chi le ha viste può capirlo. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. E chi conosce i poteri delle mai menininhas? Ai, minha mai menininha. Ai, minha mai lugar. Minha mãe, menininha. Ah, minha mãe, menininha do Gantuá. A estrela mais linda, hein, tá no Gantuá. Più che della Spagna, vi volevo fare un piccolo riferimento del nostro arrivo qui in Italia, cioè quelli spagnoli che abbiamo arrivato, e raccontare un po' di certe aneddote, diciamo, di quei giorni. Al principio si parlava di questo, come eravamo. Pues, eravamo 45 anni più giovani e anche eravamo di più. I primi spagnoli si sono arrivati nel 70, José Ramón Puente, Luis Ruti, Alfredo Surroca, José Luis Adanero, Nadal e tanti altri. Io sono arrivato all'estate del 72. Una prima intervista a Madrid con Surroca e Giaconia e con il capo di personale, Carlos de Regueira, che ci faceva una idillica descrizione della Brianza e in particolare di Vimercate. Città che, secondo lui, che adesso penso mai aveva visitato, città con molto ambiente e dove gli spagnoli avevano avuto un passato glorioso. Diceva che penso che mai aveva visitato perché, come ricordava Nadal, proprio a Piazza Marconi, un cartellino che raccontava la storia della città, c'era un paragrafo che diceva: col dominio spagnolo cominciò il lento ma inesorabile decadimento occorso da Vimercate. Beh, figlia, non so dove ti trovi, non so se tu hai conosciuto a Carlos de Regueira, ma bravo ragazzo. Vabbè. Quel giorno del giugno del 72 sono arrivato a Arcore, albergo Sant'Eustorgio, con una famiglia, la mamma e due figli e un magnifico cuoco che tomavano conto di noi. L'albergo era veramente bello e i suoi pareti riprette dei ritratti di famosi piloti della Formula 1. Altro grosso gruppo di spagnoli abitavano a Ledo, dove secondo la leggenda nera ci sono espulsi per comportamento poco adeguato. La prima impressione della fabbrica per un neolaureato è stata fantastica, con tanti capannoni, la palazzina, un parking immenso e presidita per la torre, piena di antenne. Passati gli anni, sempre mi è sembrato che insieme alla TAU questa torre è l'immagine della Teletra. Quella torre rodeata di edera che ogni mattina guardavamo perché, secondo la leggenda, diceva tornerebbero in Spagna quando la edera arrivasse al top della torre. È vero questo, è proprio vero. Da lunedì a venerdì, fermata la giornata di lavoro, tornavamo all'albergo. Cominciava l'autunno e anche la nebbia. Madonna, che nevione! La strada piena di carabinieri che agitavano lanterne. Questo spettacolo per noi era come quando i bambini vanno a nevicare per prima volta. Nel Sant'Eustorgio gli spagnoli sempre si chiamava, a me particolarmente l'attenzione, Honorato Pavón, che molto di voi avete conosciuto. Alto, magro,
La sua stanza sempre pulita e piena di libri. Io avevo arrivato con il mio passaporte, un dizionario spagnolo-italiano e un libro Impare italiano in 7 giorni. Ante questa situazione di svantaggio, il primo sabato sono andato a Milano, penso che era la Feltrinelli, a acquistare la teoria della trasmissione telefonica di Gagliardi, che è stato il mio libro di letto durante mesi e che ancora oggi ho nella mia libreria. Quelli da Ledo erano, diciamo, più vivaci, sono quelli che ci hanno fatto scoprire la Svizzera e in particolare Chiasso. Chiasso era il paraíso per noi. Tutta la trasferta di tanti spagnoli ha migliorato sostanzialmente il prodotto interior brutto di Svizzeri. Chi non ha tornato d'Italia con un amplificatore Marantz, un piatto Pioneer? Nessuno. Quello era più importante che la copia della One del Bottleman. La Svizzera aveva altro incanto per noi, vedere film eróticos. Non possiamo dimenticare L'ultimo tango a Parigi. È vero che il nostro livello linguistico non dava per seguire l'argomento, ma veramente non era lo più importante. E poi i laghi, in particolare Como, il paraíso della seta. Uno andava là e qui non ricordava la mamma o la fidanzata che rimanevano in Spagna e con non poca nostalgia acquistavano foulards che costavano un sacco di soldi, quasi come l'amplificatore Marantz. Ma torniamo alla teletra. Una delle prime parole che abbiamo imparato è sciopero. Veramente molto diversa dalla parola spagnola che aveva lo stesso significato, huelga. Tu c'eri sul posto di lavoro e repentinamente arrivavano un sacco di gente fischiando e facendo un rumore insopportabile. Per noi quello c'era qualcosa di insolito. Anche in Spagna in quella epoca c'erano i scioperi, ma con una grande differenza. In Milano nessuno picchiava gli altri. In Spagna ancora oggi. Ancora oggi. Vabbè. Abbiamo andato con tanta curiosità alle riunioni del Partito Comunista, che per noi giovani che venivamo dalla Spagna, ci mettevano vicino alla porta, pensando che i carabinieri entrerebbero in qualsiasi momento, dando bastonate. Ho letto La Unità, ho letto La Repubblica, Il Corriere e tanti libri, in poche parole. Anche abbiamo avuto un addestramento in democrazia. E per finire, lasciarmi mostrare ricordi del mio primo programma di addestramento fatto per il dottor Matana, qui presente. Al mio arrivo ho cominciato la mia carriera nel reparto della qualità e sono e sarei molto gradito a tutti quelli che hanno avuto la pazienza per inserirmi nel mondo lavorale e anche per mostrarmi, allora voglio mostrarvi, questo, potete credere, è il mio programma di addestramento fatto nell'anno 72 per il dottor Matana. Questo qua. Questo c'è un libro scritto dal dottor Matana e che lui mi ha dedicato e che l'ho anche molto aperto del cuore. E questo sono, ricordate che io ho stato commerciale, allora devo vendere qualcosa. E questo ultimo e nell'anno 90, vuol dire 20 anni già, passati più di 20 anni, la televisione spagnola ha fatto una gara con motivo delle Olimpiadi del 92 per far tutta la rete microonde della Spagna. C'era Teletra, c'era Siemens, c'era l'Alcatel, c'era tutti quelli che erano importanti nel mondo delle telecomunicazioni. La Teletra ha vinto il 100% della gara di Codec TV, la Teletra ha vinto il 70% della gara di microonde, l'Alcatel il 30%, e con questa penna Claudio Morino ha segnato quel contratto.
Lui me l'ha dato a me, io in quel momento c'era sul commerciale, e io oggi voglio ritornarla a voi, alla Teletra. Entonces, il mio nome se la do a Vanucchi e che questa è per voi. Grazie. Grazie a Carlo Parchero. Adesso prima di abbandonare l'aula e dedicarci ad aperitivi e al pranzo, volevo lasciare la parola ai nostri amici Svorensen e Carbone per magari un piccolo saluto. Si è parlato molto del Brasile. E so che avete fame, io saprei. Un ricordo che mi è venuto adesso, i primi giorni in Teletra, io, la mia nonna era calabresa, io ero convinto che qualcosa di italiano parlava. E quando ho entrato in Teletra aveva due capi, un capo e il vicino, uno era Fontanini e l'altro Campi, e io ero disperato perché non capivo una parola. Io ero convinto di sapere qualcosa di italiano, invece questi parlavano il milanese. E io ho imparato prima il milanese e dopo l'italiano. Quando ho avuto dei capi un po' più educati e civilizzati, ho imparato l'italiano. Prima ho imparato il milanese. Ma io mi ricordo quei primi mesi di angoscia, perché loro chiedevano le cose e io facevo sì, ma non capivo nulla di quello che chiedevano. Sono questi ricordi che adesso Bacchero ha portato qualcosa giocosa, no? E va bene, queste cose. Dopo per dire che per me l'atleta è stata la vita, no? Tutta la mia vita è stata lì, anche quando non lavoravo lì. Eravamo felici e lo sapevamo. Cioè, normalmente le persone quando hanno dei bei ricordi al momento non lo sanno, ma noi a quel momento lì sapevamo di essere felici, di fare qualcosa, di lasciare qualcosa di concreto. Per quello una vita di lavoro e una vita di lavoro buono. Sono molto felice di essere oggi qua. I was able to speak a little bit of Italian 30 years ago. I tried to learn you to speak Norwegian, but it didn't succeed. So I'm afraid I have to stick to some English. I was not prepared for this, so I only want to say that I'm very happy to be here with you. It's my first time on this kind of occasion. I have some fantastic good memories of the Teletra time. And it's so nice to see many friends back again. I remember, by the way, we had many of our factories employees came to Vimmerkate to visit you and go around in the factory and see everybody, talk with everybody, well, at least the ones that could speak English. And that was a fantastically memorable event for our people, and they are still talking about it. But of course, at the time, my worry was not about these people learning about everything down here in Italy. My worry was basically to get these young blonde girls back safely every evening. Thank you. Because I remember I told them when they went out, we went via Rome to go back after Vimmerkate, that don't walk alone in the dark parks at night. But they did walk in the dark parks, fortunately not alone. And they came safely back. But they told me afterwards,
first they laughed and said, Paul, you're crazy. And then when they came back, they told me that I was not crazy. Anyway, again, is it okay? All right. Again, I also learned a lot in the Teletra time. And as I told you in the video, all the fantastic friendship we had with colleagues, actually on all levels, was really memorable. And I bring it with me during the rest of my life. Thank you very much. Volevo cedere la parola per ultimo anche all'Australia, ad Archetti che vedo qui presente, per un rapidissimo saluto, ecco, prima dell'aperitivo e del pranzo. È una sorpresa questa, eh? Non me l'aspettavo. Presenta grazie. Due secondi. Due minuti. Grazie. Io ho fatto circa 11 anni con la Teletra, da un giovane perito fino a quando ho deciso nel 1982 di muovermi in Australia. Ho passato degli anni favolosi, ho avuto l'opportunità di sposare una ragazza irlandese fantastica e che ho portato con me in Australia, e diciamo che ho fatto il giro del mondo. Sono andato nei paesi più belli, fortunatamente, che mi hanno dato l'opportunità di vedere un attimino l'industria delle telecomunicazioni in un punto di vista differente. E quando sono andato in Australia, ancora, grazie alla Teletra, ho avuto l'opportunità di far partire il mio business in Australia, dove è maturato da poco, da quello che la Teletra stava facendo per la Telstra, fino ad arrivare a circa 350 persone. Quindi è stato qualcosa, un cambiamento molto molto veloce, eccetera. Quindi ringrazio ancora tutti per l'esperienza che io ho avuto in com'è? L'IR20 cita l'avventura. Beh, l'avventura chiaramente dove io ho passato tanto tanto tempo è stata tra l'Australia e la Nuova Guinea. La Papua Nuova Guinea è stato qualcosa che ho iniziato ad andare nel 1975 e ho finito 3 anni fa, non come con la Teletra, ma tramite la Teletra dal 75 fino all'82. È stata un'esperienza enorme, ho potuto avere la possibilità con l'ingegner Vannucchi di portare alcune delle testimonianze di quello che è stato fatto là. Il PTT locale, che adesso si chiama Telecom Papua New Guinea, mi ha onorato mandandomi dei pezzi di R20 in Australia, che hanno detto questi non sono da museo, quindi te li mandiamo a te, che ce li ho sulla mia scrivania. Quindi sono esperienze che per me mi hanno dato quell'opportunità che poi ho avuto nel futuro di gestire un'azienda, non a livello di Teletra, ma con grandi possibilità. Grazie a tutti, grazie a Teletra.